Il Vinitaly si è chiuso a Verona con dati rilevanti che hanno soddisfatto cantine ed aziende. Le telecamere di Antenna Verde sono andate alla scoperta di curiosità e soprattutto di novità nell'ambito enologico che oggi vede impegnate molte donne. Noi produciamo Franciacorta, siamo una delle aziende storiche della Franciacorta. È un piacere anche che il consumatore finale inizi a percepire il Franciacorta come uno spumante che non si deve più bere solamente a Natale, ma che possa accompagnare tutti i pasti. Per Momenti Divini diciamo, c'è stata un'occasione molto importante, perché ieri abbiamo presentato l'Holly Wine Festival che si farà a Città di Castello, la 10ª edizione, e quest'anno Momenti Divini sarà media partner dell'evento, quindi creerà proprio un percorso dedicato ai produttori per poter far conoscere queste aziende. E cosa fa la vostra delegazione? Allora, la nostra delegazione in Emilia Romagna si occupa di promozione del prodotto a livello locale, promozione di attività diverse come quelle di beneficenza per vari progetti e comunque tutto quello che gira attorno al mondo del vino. I numeri crescono e le aziende sono contente della ripresa post-Covid. Noi siamo vicinissimo al mare, a 10 km, dietro la collina di Capalbio, che è il Monteti, che dà nome alla nostra tenuta. Qual è la qualità dei vostri vini? Noi cerchiamo di lavorare solo in qualità, facciamo solo 3 etichette, un rosé e 2 rossi, frutto di una enorme selezione ed è un lavoro parcellare per ottenere il meglio di ogni microparcella. I vini laziali hanno bisogno di trovare un marchio che possa veicolarlo. Abbiamo l'opportunità del Roma Doc, abbiamo l'opportunità su cui investiremo molto, i vini vulcanici e crediamo che questi due argomenti possano diventare il volano per renderli conoscibili e quindi commercialmente apprezzabili. Oltre alla qualità, ovviamente, ma su questo le cantine stanno investendo in maniera straordinaria.